Ragazzi e ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi è il 6, quindi oggi è l'Epifania, oggi è 6 gennaio, mercoledì. Io e Beatrice ci siamo svegliate, è arrivata la Befana. Noi ci siamo svegliate alle 8 e mezza, che stiamo dicendo? Sì, Beatrice sta dormendo tutta la notte, ragazze, quindi sono super super contenta. Aspettate che vi poggio. E allora la Befana, vi faccio vedere cosa ci ha portato, cosa ha portato alle bimbe. Dunque ha portato due sirenette che nuotano nell'acqua, quindi stasera come facciamo il bagnetto gliele provo. Eccoci, vi dicevo, ha portato delle sirenette, eccole qua, ovviamente due uguali, facciamole vedere, sono ovviamente uguali. Allora, queste praticamente giri questa manovellina qua, vedete? E muove la coda, quindi dovrebbe nuotare. Lo proviamo stasera. Questo uno per Isa e uno per Bea. E poi Isabella ha portato anche questo puzzle che adora, Isa fare i puzzle, questo qui di Frozen 2, che è un 3 più, infatti i pezzi, come si deduce dalla scatola, non sono molto piccoli, sono 24 pezzi per 3 più della Clementoni, e infatti sono, vedete, molto, insomma, belli grandi. Eccoli qua, la 24, mentre per Beatrice una parure, che poi vi faccio vedere perché la sta indossando. Aspettate, adesso vi giro la camera. E poi c'è la corona con anche, facciamo vedere, gli orecchini. Quindi questa, ah, beh, ovviamente le calze le ho messe, però la caramella, sì, le ho messe già tutte qui in questa ciotola, perché Beatrice già si è mangiata 3 Kinder e quindi meglio evitare. Lei adesso prepara la colazione, perché va brava sul tavolino. Le bimbe hanno bevuto il latte, in realtà Beatrice non l'ha voluto, ma perché era distratta dal Kinder. Devo dire che ultimamente si sta bevendo anche il latte al biberon. Adesso ne prendiamo un altro, Isa. E no, adesso ragazzi vado a preparare colazione per me e mio marito, mi vado a vestire e stamattina faccio proprio due cosette al volo a casa, tanto è pulitissima. Ieri sono stata tutta la giornata a casa perché c'era appunto la pioggia, e quindi oggi esco, 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 anche perché sono tornata da un paio di giorni a casa e mi manca tanto la mia amichetta, quindi voglio uscire con lei, berci un caffettino e farci una passeggiata. E nulla, allora noi ci aggiorniamo più tardi. Aspettate che Isa vi vuole dire una cosa. Ah, le nostre amichette si chiamano Alessia e Mia. Brava. A dopo. Ragazze, rieccomi dopo un pochino di tempo. Praticamente avete visto una clip di stamattina che stavo bevendo appunto il latte. Sono qui in macchina, sono andata a prendere Isabella a scuola e ho Beatrice dietro che finalmente si è addormentata, che stanotte è stata un po' una nottatina. Devo dire la verità, era veramente tanto che non succedeva, a parte insomma qualche episodio insomma, da mia suocera, ma vabbè, aveva anche cambiato un po' le sue abitudini. E nulla, stanotte secondo me non riuscivo a fare la cacchetta e quindi stava un po' fastidiosetta, quindi siamo state sveglie dalle 2 alle 4, 4 e mezza se non erro, poi non ho visto benissimo l'orario alla fine e nulla, quindi così. Poi stamattina sono uscita, sono andata al Conad, ho accompagnato Isa, ho fatto un po' di giri, dovevo andare in posta ma fila tremenda. E nulla, poi voglio arrivare, appena arrivo a casa, adesso sono un attimo qui a fare, devo fare delle fotocopie, appena arrivo a casa vi voglio mostrare le cosette che ho preso al Conad. Attenta, Isa, sono cadute. Mamma, le banane no. E
Isa sta mangiando le patatine. Vi volevo far vedere, vi voglio poi mostrare la ricetta che in realtà l'ho presa dal canale di Nicole Gimondo, sì, che l'ha fatta, l'ho vista proprio ieri sera, ho segnato la ricetta. Sta dicendo che lei ha le scarpe da ginnastica perché lei solitamente il giovedì fa ginnastica a scuola, invece non l'ha fatta, vabbè. E nulla, vi stavo dicendo, sì, stamattina sono andata ad acquistare gli ingredienti che appunto mi servivano per queste barrette. Ma no, questo deve stare così e quindi dopo vi mostro un pochino la ricetta e nulla ragazze, praticamente una cosa volevo parlare che mi stavo dimenticando di questo fogliettino qua, perché ho fatto praticamente ieri, praticamente lo dico sempre, scusate, siete anche cascate, benissimo, ce la possiamo fare. Come dico sempre, ce la farò e ce la farò. Allora, vi volevo mostrare non ce la farò. Madonna. E qualcos'altro, adesso andiamo a casa, Isa, no, a fare la merenda. E volevo mostrare il mio menù settimanale. Siccome ecco, ci siamo messi un po' a regime seriamente, oddio, io in realtà sto mangiando bene da un po', a parte ogni tanto questi giorni di festa è capitato qualche giorno che ho mangiato insomma cose non pulite, però diciamo che stavo seguendo un'alimentazione abbastanza sana, però ho preferito scrivermi sia il pranzo che la cena, che poi ovviamente può variare, o se quella volta non ho voglia di quella pietanza non la faccio, però almeno ho un piano alimentare anche per quanto riguarda le verdure, così so precisamente quali verdure devo comunque andare ad acquistare e ho tutto al frigorifero. Aspetta mamma, no, quindi questo è il mio menù. Ho fatto il lunedì riso e lenticchie e a cena vellutata di fave, mentre per me, perché a me non piace, carne e piselli. Poi ovviamente per le bimbe, se c'è qualcosa che non va bene, io farò ovviamente una pietanza a parte. Mentre per martedì riso con spinaci, aspetta mammina, e ricotta, e a cena zuppa di ceci con la salsiccetta di pollo. Ovviamente queste sono tutte cose che faccio senza soffritto. Aspetta un attimo, insomma, fammi finire questa cosa. Mentre mercoledì a pranzo tonno, cipolle e olive nere, e stavo pensando di metterci anche all'interno dei pezzettini di frisella integrale, un pochino bagnato sotto l'acqua, che se non erro si chiama caponata, se non sbaglio, però si fa con le olive bianche, io lo farò con le olive nere. Isa, non lo fare così che butti tutta la macchina. Poi sempre per mercoledì invece a cena gli involtini, zucchine e gamberi. Ho visto questa ricetta con il che gamberone, dove prima vanno grigliate le zucchine, fatte ovviamente così per lungo, poi viene preso il gamberone, viene tagliato a metà e avvolto nella zucchina e impastato nell'olio e nel pangrattato, e poi messo, in realtà lei lo dice in una padella con l'olio, ma io lo voglio fare al forno. Quindi farò quello e speriamo che lo mangiano anche le bimbe, oppure mi terrò sicuramente una riserva. Mentre per giovedì a pranzo riso integrale alla cantonese, quella appunto con piselli, prosciutto cotto e uova strapazzate. Mentre per cena farò un'insalata di pomodori, ovviamente con pomodori, carote, porro, che ci sta piacendo molto. Qui è un residuo di rossetto di stamattina. E bastoncini più carote e zucchine che piacciono tanto alle bimbe. E ne farò un pochino di più di verdure, così poi ce l'avrò per il venerdì successivo a pranzo, che ci farò il couscous, così ottimizziamo anche un po' i tempi. E a cena, infatti oggi è però no, cambio, pollo al curry con il cavolo, e poi il sabato a pranzo infatti riso integrale con cavolo, ne faccio ovviamente, ne faccio tutto, così poi me ne conservo anche un po' per il pranzo del sabato.
E poi vabbè, il sabato sera pizza, che è la mia serata libera, io poi adoro la pizza, quindi assolutamente. Mentre la domenica a pranzo ho segnato che voglio fare cavatelli con panna e porcini, mentre la sera un'insalatona e frutta. Noi solitamente la sera di domenica mangiamo un po' di frutta o un'insalatona, perché comunque mangiamo un primo abbondante. E nulla, questo è ora il mio menù. Dopo vi faccio una... insomma una ripresa migliore, così se vi va ve lo potete prenderci spunto, insomma. Ragazzi, io vedo un attimo di fare queste fotocopie e poi ci aggiorniamo dopo a casa. Dunque, io ho appena fatto il bagnetto alle bimbe, adesso sto preparando la cena, faccio il couscous per me, il pollo al curry per me e mio marito, mentre per le bimbe farò un petto di pollo al latte, ma vediamo un attimino quanto riesce, altrimenti invece della carne che hanno mangiato ieri sera, mi sa che gli faccio le nuggets di filetti di merluzzo. La farina è qui, aspettate che prendo la padella. Eccoci qua. Ok, per le bimbe poi ho fatto come contorno i piselli, mentre per noi ne ho fatti peraltro un po' in più, perché domani farò il riso alla cantonese, quindi mi porto anche un po' avanti. E nulla, quindi adesso vado a infarinare il pollo. E per noi invece, ecco, vi dicevo, faccio un'insalatona di pomodori come contorno, con carota, dovrei avere anche un altro po' di porro, altrimenti ci metto la cipolla e due olivette, cioè le olive bianche e le olive verdi, io le chiamo bianche perché a Napoli si chiamano bianche, ma sono in realtà le olive verdi. E poi vorrei un attimino farvi vedere, ragazze, giusto non tutta la spesa, perché ho fatto una bella spesa da MD e qualcosina ho preso anche al Conad stamattina, però vi volevo mostrare tra virgolette le chicche, insomma le cose un pochino più sfiziose. E quindi vediamo un attimino se riusciamo, mentre il pollo magari è in cottura, vediamo un attimino, perché è ora di cena, non vorrei tardare troppo perché Isabella è un po' stanchina, oggi ha fatto il primo giorno di scuola, quindi secondo me è un po' stanchina, e anche io devo dire che ho un po' di sonnino, perché poi oggi a pranzo volevo insomma riposarmi un po' vicino a Beatrice, ma Beatrice no, l'ho dovuta portare in macchina, infatti sono uscita un po' prima del solito orario per andare a prendere Isabella, proprio per farla addormentare un pochino, altrimenti poi non mi arriva, non riesce ad arrivare ora di cena. Io adesso mi accingo a fare il pollo al curry, se riesco vi faccio nel mentre, vi mostro le cosette della spesa. Allora ragazze, cena preparata, eccolo qua il pollo al curry. Adesso lo ricopro che mio marito andrà a farsi la doccia, così è bello pronto. Poi per le bambine ecco le nuggets di merluzzo, poi ho fatto l'insalatina con porri, pomodori, olive bianche e carotine. E qui poi ci sono, che l'ho coperti per non farli raffreddare, i piselli. Guardate. Le olive. E adesso vi giro la camera e mi mostro le cosette. Allora ragazzi, mi sono seduta, così nel frattempo vedo anche le bimbe mentre mangiano, nel caso gli do una manina. Aspettate, infatti imbocchiamo Bea, che non si prende, lei ovviamente mangia da sola, però non sempre tutte le pietanze sono belle solide, riesce a prendere da sola. Allora vi faccio vedere un attimino le cose che ho preso al Conad. Allora questa qui
sono praticamente delle dei yogurt da bere, i simil Actimel. Questi sono del marchio Conad Piacersi. E dopo assaggiamo i mirtilli. E questo è, non avevo mai provato questa, questo gusto, melagrana, ribes e mirtillo. Mi sa che non l'avevo nemmeno mai visto, non so se è una novità. L'ho fatto bere alle bimbe oggi per merenda e gli è piaciuto tantissimo. L'ho assaggiato anche un pochino io perché l'aveva lasciato un po' bea. Ragazzi, è buonissimo. Eccolo qua. Tra l'altro è comunque anche magro, perché se non erro, no, questo non è magro. Comunque ha lactobacillus, vitamina B6 e D, dice che aiutano il normale funzionamento del sistema immunitario. Sapete che io vario tanto con le merende, quindi ogni tanto cambio. Ve lo consiglio questo, molto buono. Tra l'altro sono attualmente, lo vuoi anche tu? Attualmente in offerta al Conad. Poi al Conad, questi ovviamente già li abbiamo già aperti. In realtà io uno mentre tornavo a casa, perché si era fatta quasi l'una, avevo un certo appetito. Sono i crostini con farina integrale del marchio Conad, e sono piaciuti anche tanto a Isabella, infatti ne ha mangiati due dopo lo yogurt per merenda. Sono veramente buonissimi. Se non erro, dopo la scuola. Sono così, se non erro, questi li compra anche mia mamma, e lei infatti diceva dei crostini che erano buonissimi. Non ricordavo se erano questi, li ho presi, tra l'altro in offerta, li ho voluti prendere, ecco, adesso lo vuole uno Bea, e ve li straconsiglio magari come snack, o come snack spezzafame, o anche secondo me per accompagnare i pasti, che non è una cosa un po' troppo calorica, o comunque un pochino più consistente del pane, secondo me è un'ottima alternativa. Poi al Conad invece, un'ultima cosa, insomma, un ultimo sfizio ovviamente, poi ho preso anche altre cose, però una cosa un pochino più particolare, che era in realtà un ingrediente da fare per fare le barrette, ma ragazzi non sono riuscita oggi, penso che la farò domani, quindi la vedrete nel prossimo vlog. E il riso, e questo è il farro soffiato biologico. Io questo, se non erro, l'avevo già acquistato ed è buonissimo, anche mangiato così nel latte, quindi a mo' di cereali, non so cos'era, a mo' di cereali. Eccolo qua, questo è bio, verso natura, e se non erro costava 1,38 euro, il prezzo pieno, sono 100 grammi però, insomma non è proprio piccolino. Eccoli qui i chicchi, e quindi ve lo consiglio anche questo. Mentre per quanto riguarda MD, le cosette, insomma le chicche se vogliamo, che ho preso, queste sono, ragazzi, stra consigliati. Sono buonissimi, sono i cereali Active Flakes, classico, sono fiocchi multigrano, 7 vitamine e ferro, sono buonissimi. E il riso nero, sembra che ha dei cereali, vedete? Vedi, a questi chicchetti che sembrano del riso, a quella puntina di salato, veramente buonissimi, li compro e ricompro, ve li straconsiglio, della marca Manusol. Se vi piacciono i cereali, diciamo non troppo dolci, questi sono veramente al caso vostro, ottimi. È una confezione da 375 grammi e costano veramente pochissimo, meno di 2 euro, forse 1,50 euro, non ricordo. Poi, siccome anche mio marito sta bevendo ogni tanto la tisana al pomeriggio, ho voluto provare questa qui, sempre appunto all'MD, Tropical Alba Claridge. Sono 20 filtri infuso di frutta a gusto tropicali. L'abbiamo già provato ieri pomeriggio, buonissimo. Questo ha all'interno, vi dico, eccolo qua, frutti misti 95%, ha carcadè, mela, rosa canina, arancia, mango, maracuja e ananas. Eccolo qua, se anche voi siete alla ricerca appunto di nuove tisane, nuovi infusi, ve lo consiglio, all'MD 99 centesimi. Poi ho preso, tra l'altro ho dimenticato, adesso lo vado subito a mettere nell'insalata, i semi di lino, Cucina e Sapori. Io devo dire la verità, non l'ho mai comprati, però mi ispirano per le insalate, infatti c'è scritto nell'impasto e per la decorazione di pane e focacce, o per insaporire le insalate o come sfizioso snack. Semi di lino.
questi semi mi incuriosiscono. A me mi incuriosisce tanto la cucina un pochino particolare. E nulla, come ultima cosa che Lisa aveva in mano è questo riso medio integrale nero, riso, il cosiddetto riso venere. Tieni, Mea, il cosiddetto appunto riso venere, eccolo qua. Questo è in sottovuoto e ci vogliono 30 minuti, quindi sicuramente lo dovrò preparare il giorno prima. È una confezione da mezzo chilo, pagata mi sembra 1,50 euro, non ricordo ragazzi, comunque non è costato tantissimo. Beh, attenta che si rompono. E nulla, quindi questo, se nel caso voi l'avete provato, fatemi sapere se vi è piaciuto, magari con zucchine e gamberetti, potrebbe essere. Ah, un'ultima cosa, queste ovviamente sono già mangiate perché le mie bimbe le adorano, ma tutti le amiamo, ma sono buonissime. Sono queste olive, tra l'altro denocciolate, solitamente le olive denocciolate non sono molto buone, ma queste sono ottime. Vuoi una? Granata, Antonio Granata, dal 1930, ve le straconsiglio, tra l'altro nel mio piccolo, adesso te lo da mamma, Vabbè, sopra c'era tutti i valori, c'era la pellicola con tutte le specifiche, ma poi l'ho buttata. Ragazze, se li trovate da MD, provatele, sono veramente buonissime, buonissime. E allora ragazze, io chiudo qui questo vlog. Spero che vi sia piaciuto, scusate per le barrette, poi le faremo però al prossimo vlog, quindi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi fa piacere e seguitemi su Instagram. Ciao!